Nonostante tutte le problematiche legate all'allarme coronavirus e il poco tempo che si è avuto a disposizione per organizzare la manifestazione anche quest'anno, il Carnevale di Agropoli è stato un successo. Infatti la 49esima edizione del Carnevale di Agropoli, cominciata con non poche difficoltà, si è rivelata una stupenda festa, cominciata sabato 22 febbraio con la corrida e terminata con la fantastica sfilata di martedì 25 febbraio, a cui erano presenti numerose persone provenienti da tutto il Cilento, che hanno colorato Agropoli fino alla sera, quando si è concluso l'evento. Le persone presenti hanno dimenticato per un attimo le preoccupazioni di questo periodo e hanno creato una fantastica atmosfera di festa anche grazie ai corpi di ballo presenti alla sfilata e ai magnifici carri allegorici, che quest'anno hanno visto la collaborazione di tutti i maestri carristi in mancanza di una competizione, e lo spettacolo è stato notevole soprattutto sul lungomare San Marco. Ottimi risultati anche per la terza diretta della nostra emittente Cilento Channel, che ha fatto registrare grandi numeri come ascolti in TV, ma anche sulla diretta Facebook, che è stata molto seguita e condivisa da tante persone che non hanno potuto essere presenti al Carnevale di Agropoli, che quest'anno, nelle intemperie, si è confermato come ancora più forte. Sì, devo dire, una formula nuova con un concerto, tra l'altro molto bello, devo dire, stasera, perché prima i carri arrivavano e c'erano le scuole di ballo che si esibivano, che di fatto però già si esibiscono durante il percorso. Quindi abbiamo aggiunto degli spettacoli in piazza nell'attesa dell'arrivo dei carri, che hanno reso la piazza ancora più viva. E devo dire, stasera faccio i complimenti a Nino Zero, insomma, perché il concerto di stasera è molto bello, divertente, coinvolgente, quindi bravo. Per me è l'anno zero, io così ho detto ai carristi. È vero che siamo alla 49esima edizione, ma la 50esima sarà anche il primo anno di un nuovo percorso, di una nuova vita per di questo evento, che deve diventare veramente un evento di rilevanza nazionale. Invece sulla manifattura dei carri che cosa ci puoi dire? Tenendo presente che hanno lavorato praticamente appena un mese e mezzo, gli devo fare comunque i complimenti, sono riusciti a mettere insieme comunque un prodotto bello nonostante il pochissimo tempo che hanno lavorato. Ma immaginiamo per esempio uno tra i carri più belli, quello di Hulk. Ebbene, io già ho strappato dal carrista che l'ha preparato, che l'anno prossimo saranno tre personaggi della Marvel, quindi se ne aggiungeranno altri due, quindi lui già ha lanciato una sfida a se stesso. Ecco perché dico, quest'anno è un anno zero, non importa, l'importante è che si è fatto l'evento nonostante tutto, e guardiamo l'anno prossimo con grandi aspettative. Io voglio soltanto ringraziare tutte le persone che ho incontrato sul percorso dei carri. Devo dire che mi hanno accolto con grande entusiasmo, ringraziandomi per non aver fermato questo evento. Veramente tantissima gente mi incontrava e mi ringraziava. Ringrazio io loro, perché credo che hanno capito lo spirito con il quale io ho voluto non mollare. L'ho scritto nel mio post dicendo che dobbiamo pensare positivo, dobbiamo affrontare le cose giorno per giorno, sì, tenendo la testa sul collo, su quello che accade, ma mai abbattersi troppo. Devo dire che questo mio atteggiamento ha avuto un bel riscontro, e voglio ringraziare veramente le tantissime persone che sono avvicinate e mi hanno detto: sindaco, abbiamo apprezzato questa scelta, vai avanti, ti siamo vicini. Questo è bello per un amministratore, che generalmente noi siamo riferimento di critiche, quindi quando arrivano degli apprezzamenti e poi così calorosi, fa piacere. Quindi voglio pubblicamente ringraziare tutti quanti gli agropolesi per lo spirito con cui abbiamo vissuto questa giornata. È uno spirito bello che ci fa bene a tutti. Vi ringrazio.